Quando c'era mamma era tutta un'altra cosa, eh. I letti erano sempre rifatti, le cose erano magicamente stirate e deposte nei cassetti. Le magliette le compravi XL e restavano XL! Ragazzi, ma da soli ti sta molto meglio, più indipendenza. Oh, a Giovanni, prima per andare al bagno serviva il numeretto. Quando facevi tanti la sera dovevi avvertire a casa. Cioè, guardateci adesso, ragazzi, che ci manca? Oh, possiamo anche girare nudi per casa. No, no, non lo fare più, fa schifo. Ma tu chi sei? Io sono Rosy, sono la ragazza che deve fare le pulizie. Ah, Rosy, sì. Oddio, aspetta, aiuto! Sì. Ma perché cammini da solo? Non dovresti camminare da solo. Ma perché mi hanno insegnato da piccolo. Tu devi essere Agostino, eh? Sì, sì. Tuo fratello mi ha parlato tanto di te. Beh, ti avrà detto che sono un rinomato dottore. No, che fai battute tristi. Penso sempre prima agli altri, sai, essendo primario. Prima agli altri, primario, bellissimo. Hanno tutte le carte in regola per far tronista. Allora, so figo. No, perché so figo. Sono tatuato, c'ho i genitori separati, c'ho la terza media, ma che mi manca? Lo so che sei nato un attimo perché tuo fratello me l'ha detto. Tu la devi smettere di raccontare i fatti miei in giro! Ma che te odia, gente, tu ogni 3x2 spieghi! Miglior compagna per un no! Laccia la miseria! Non so più come dirvelo a te e ai tuoi fratelli, io non sono un muratore, no. È chiaro? Io sono un pittore, pittore! Tu devi essere Giovanni, sì. L'amico, sì, l'amico muratore! Professore Agostino, tutto bene? Purtroppo no, ho ricevuto un messaggio. E che sarà mai? La mamma! Tenetevi forte! Io e vostro padre ci risposiamo! Questo matrimonio non sa da fare! Il fatto che si risposano passa in secondo piano! Mamma e papà non devono tornare a vivere qui! Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, 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 per verità. La 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 Io ho detto a lei di imitare nostra madre, non sapeva com'era, ho detto imitare la tua. E la sua è così. Che infanzia di merda! Io non tollero il linguaggio del genere. Bravo amore. Grazie tesoro. Chi gli ha insegnato a parlare così? Ma che cazzo ne so. Amore. Battute di rianimazione fanno morire.